Ciao, sono Dario di Alternativa Linux. Vediamo come preparare un supporto live USB persistente con Linux, cioè uno che oltre ad avviare il sistema prima di installarlo, consente di mantenere impostazioni e documenti attraverso questo tipo di sessioni solitamente volatili. Se hai già installato una distribuzione Linux, forse hai già avuto il modo di provare una sessione live. In ogni caso, se scarichi una distribuzione Linux, come Linux Mint, che prevede questa modalità e prepari adeguatamente il supporto, questo, oltre a consentirti di installarlo, ti consente di usare l'intero sistema operativo e verificare preventivamente la compatibilità del tuo hardware. Ne ho già parlato in questo video. Durante una sessione live puoi navigare, inviare mail, elaborare documenti e fare già tante cose con i programmi già presenti, anche senza installare Linux. E alla fine puoi spegnere il PC senza aver sfiorato né compromesso il sistema operativo già installato. Una chiavetta live USB, proprio perché è universale, è avviabile su ogni genere di computer, indipendentemente dal suo hardware. Il grande limite però di questo utilizzo è la sua volatilità. Cioè, se modifichi impostazioni, elabori un documento e lo salvi sul desktop, tutto andrà perso al termine della sessione. Ma c'è un modo per salvare le attività compiute in questa modalità senza perdere nulla di volta in volta e mantenendo la possibilità di avvio e installazione su qualsiasi computer. Sfrutta il principio di archiviazione persistente. In pratica, nel supporto USB viene creata una partizione ulteriore nello spazio non occupato dalla cosiddetta immagine del sistema. Tutto quanto si trovi sul desktop, nelle varie cartelle o anche i programmi aggiuntivi installati e le modifiche fatte alla configurazione verranno mantenute allo spegnimento. Ecco il significato di live USB persistente con Linux. Ma ci sono comunque limitazioni rispetto ad una installazione fissa. All'avvio il sistema accede al desktop senza password, non si può aggiornare il kernel e possibilità di personalizzazione e performance sono più ridotte rispetto ad una installazione stabile. Inoltre, le prestazioni garantite da una installazione su hard disk sono molto superiori rispetto all'utilizzo tramite porta USB. Chiarisco ulteriormente che non si tratta di installare Linux in un supporto esterno diverso rispetto alla chiavetta per l'installazione. Puoi certamente installare Linux anche in un hard disk esterno, ma poi non puoi avviarlo che in quello stesso computer. È cosa ben differente da una chiavetta avviabile in modalità live USB. L'installazione infatti è basata sullo specifico hardware del computer adoperato. La chiavetta di installazione invece, anche in modalità persistente, carica driver generici per adattarsi all'istante a qualunque configurazione. Le istruzioni che seguono sono rivolte alla creazione di un supporto live USB persistente con il sistema operativo Linux Mint. Nel senso che userò il mio computer in cui è già installato Linux Mint per creare la chiavetta persistente in cui metterò ancora Linux Mint. Non devi per forza fare come me, ma devi avere comunque una distribuzione Linux già installata nel computer con cui vuoi preparare la chiavetta e devi avere scaricato il file ISO di installazione della distribuzione Linux che vuoi mettere nella chiavetta. Nel mio caso coincidono, ma puoi anche creare una chiavetta di Linux Mint con Ubuntu o viceversa. Mi raccomando, siccome le prestazioni via USB sono ridotte già rispetto a quelle di un sistema installato su hard disk o SSD, scegli un supporto performante e almeno USB 3. Le chiavette con maggiori prestazioni in scrittura, oppure quelle dotate anche di connessione USB di tipo C, anche se puoi usare tale attacco solo nei computer che ne sono provvisti. Le prestazioni migliori si ottengono con un SSD esterno e in tal caso si può lasciare anche uno spazio formattato NTFS accessibile normalmente anche senza avviare il sistema. Un'altra idea carina è quella di ricorrere a quei bracciali in gomma che incorporano una memoria USB 3 per avere sempre a portata di mano, nel vero senso della parola, il sistema operativo con i propri documenti. Metto alcuni link nella descrizione con alcuni prodotti che potresti valutare. Se hai già pronta una chiavetta libera e il file ISO della distribuzione Linux, puoi installare MakeUSB, programma dotato di interfaccia grafica che si occupa di tutto. MakeUSB non si trova nei repository ufficiali di Linux Mint. Si deve aggiungere uno specifico PPA,
Personal Package Archive alle fonti software del proprio sistema, ma non è un'operazione rischiosa, anche se consiglio sempre di limitare le installazioni di programmi estranei ai repository, gli archivi testati, perché il progetto MakeUSB è conosciuto, affidabile e segnalato anche nelle guide ufficiali di Ubuntu, ad esempio. Per aggiungere il PPA di MakeUSB e poi installarlo, il modo più semplice è intervenire da linea di comando in una finestra terminale. Si deve incollarci il comando che trovi nella descrizione. Premuto invio, indicata la password e confermata l'aggiunta dell'archivio, si devono aggiornare gli indici dei pacchetti disponibili per l'installazione nel proprio sistema con sudo apt-get update. Dopo l'invio e l'attesa dell'aggiornamento si installano MakeUSB e gli altri pacchetti necessari al suo funzionamento, incollando nel terminale il secondo ed ultimo comando. Il terminale mostrerà l'esito dei suoi controlli indicando lo spazio necessario su hard disk e chiedendo di confermare premendo invio. La finestra terminale può essere chiusa. Fatto, il programma è installato. Aprendo il menu di Mint e digitando MakeUSB, l'icona sarà evidenziata. Essa viene comunque posizionata dall'installazione sotto la categoria Amministrazione del menu di Linux Mint. È il momento di inserire un supporto USB, direi da almeno 16 GB e USB 3 per le superiori prestazioni rispetto allo USB 2. Se vuoi puoi formattarla anticipatamente, ma MakeUSB provvederà a farlo di nuovo. Ora puoi avviare MakeUSB. Ti chiederà se vuoi avviare la versione DUS, Do USB Stuff. Conferma. Ti verrà richiesta la password necessaria per interventi amministrativi e riceverai l'avviso che il contenuto del supporto USB di destinazione sarà eliminato. Conferma. La finestra successiva richiede il tipo di operazione. Seleziona la prima, Install Make a Boot Device, cioè l'installazione e creazione di un supporto avviabile. Conferma. Nella finestra successiva devi indicare la modalità. Seleziona Persistent Live, Only Debian e Ubuntu. Non preoccuparti, Linux Mint, almeno a ben vedere, è sia Debian che Ubuntu. Prosegui. Adesso devi guidare MakeUSB fino al percorso dell'immagine ISO e selezionarla. Ti verrà poi mostrato un elenco dei dispositivi USB attualmente connessi. Sii certo di selezionare quello giusto se ci sono più supporti USB connessi e premi OK. Nella finestra successiva metti il segno di spunta sull'opzione USB Pack EFI e conferma. Adesso MakeUSB ti mette davanti ad una scelta. Come vuoi che si comporti con lo spazio eccedente il file di installazione di Linux? In particolare, quanto vuoi che sia riservato alla cartella home e ai documenti del sistema accessibili solo da live USB e quanto disponibile anche per potervi accedere normalmente da computer Windows e senza il sistema avviato? Mentre infatti la partizione di sistema sarà in formato EXT4 tipico di Linux, quella di archiviazione residua sarà NTFS. Se vuoi aumentare lo spazio accessibile solo dal sistema, trascina il cursore verso destra. Altrimenti puoi lasciare l'impostazione predefinita, metà e metà. Se la tua chiavetta è da meno di 16 GB, ti consiglio di spostare il cursore tutto verso destra o potresti avere problemi anche solo nell'aggiornare i programmi dell'installazione base. Ci siamo quasi. MakeUSB ti chiede un'ultima conferma prima di procedere. Seleziona Go. Voglio andare avanti. Se il terminale ti mostra una schermata come questa, premi invio e non preoccuparti. MakeUSB pensa che tu stia usando un sistema operativo che non è né Debian né Ubuntu. Con Linux Mint sei in una botte di ferro. Al termine delle operazioni, che possono richiedere anche più di una decina di minuti, vedrai una schermata di operazione completata. Se si aprono poi nuove finestre con le fasi di scelta iniziali di MakeUSB, premi Quit più volte e premi invio sulla finestra terminale aperta da MakeUSB per chiuderla. Il supporto live USB persistente è pronto. Al successivo riavvio del computer, se la priorità di avvio da USB è attiva, o premendo il tasto per l'avvio del menu di boot del computer ospite, ne parlo nella mia guida all'installazione di Linux Mint, potrai selezionare dall'elenco dei dispositivi di avvio la chiavetta USB creata. Il supporto live USB appena creato potrebbe avere problemi se nel computer ospite il Secure Boot è attivo. Parlo di questo anche nella guida alla configurazione iniziale di Linux Mint.
Se hai problemi in tal senso, il mio consiglio è la disattivazione permanente di Secure Boot se si tratta del tuo computer. Intervieni nel BIOS all'apposita voce. Nel momento del primo avvio ti sarà mostrato un menu di Grab, l'utilità di avvio di Linux personalizzata da MakeUSB. Con la freccia in basso e poi invio potrai selezionare la seconda opzione, Set Language for Persistent Live, per poter successivamente impostare come lingua l'italiano. Infatti, normalmente una live USB di Linux Mint si avvia in inglese. Successivamente Linux Mint si caricherà mostrandoti questa schermata. Dalla colonna a sinistra seleziona l'italiano. Poi potrai avviare il sistema live USB persistente in italiano premendo su Prova Linux Mint. Potrai aggiornarlo, aggiungere programmi e le modifiche ad impostazioni o i documenti elaborati saranno sempre disponibili. Io però preferisco al primo avvio, dall'utilità lingue, aggiungere l'italiano, impostarlo in tutte le categorie e applicarlo a tutto il sistema. Così facendo, data la persistenza, le impostazioni vengono salvate e successivamente puoi anche avviare il supporto dalla prima opzione per risparmiare un po' di tempo. Quando colleghi il supporto a computer dotati di più di 4 GB di RAM, puoi anche provare ad avviarlo con l'opzione Persistent Live to RAM per beneficiare di un eventuale incremento di prestazioni durante le operazioni. Sulla scrivania troverai l'icona di un'unità Casper RW che viene creata per associare all'immagine del sistema lo spazio persistente. A meno che in fase di creazione tu non abbia spostato il cursore per lo spazio della partizione persistente al 100% dello spazio residuo, viene inoltre creata l'icona di un'unità USB data. Si tratta dello spazio di memoria che, come accennato, viene lasciato come disponibile in modalità chiavetta normale, che può essere collegata a tutti i computer indipendentemente dall'avvio live USB. Nell'articolo del blog in cui parlo dei supporti persistenti, metto il link nella descrizione, indico un modo per creare un supporto live USB persistente di Linux da dentro Windows, ma lo sconsiglio vivamente, perché siccome Windows non è in grado di gestire le partizioni native di Linux, il tutto viene creato ricorrendo al formato NTFS, in cui Linux si muove male e le prestazioni della chiavetta sono poi ridicole. Per concludere, ricordati che una chiavetta non è un hard disk, né come performance, né per durata o affidabilità. Quindi non lasciare mai documenti importanti solo in una live USB persistente senza averne un'altra copia. Per adesso è tutto. Ti ricordo di iscriverti al canale ad attivare le modifiche se vuoi sapere quando pubblico un nuovo video. Ti ringrazio per l'attenzione e ti rimando alla prossima volta. Ciao!